Incontrando Giorgio Polegato, non potevamo non andare a indagare il significato simbolico di un'ape. Ape significa salubrità ambientale. Quest'ape è volata nella bottiglia di Astoria del proprio Prosecco Superiore. Una bollicina che fa parlare di sé, amata e invidiata in tutto il mondo, ma troppe volte messa in discussione per le pratiche agronomiche necessarie per produrla. A sventolare la bandiera della sostenibilità ci pensa Astoria, storica casa spumantistica, che ha marchiato le bottiglie di Prosecco DOCG con un'ape. Astoria è la prima azienda del Conegliano Val d'Abbiadene a dotarsi della certificazione che attesta il sistema di qualità nazionale produzione integrata. Una certificazione promossa dal Ministero delle Politiche Agricole che coinvolge tutti gli operatori della filiera produttiva. Direi che con questa certificazione di SQPNI abbiamo raggiunto un traguardo importante, un impegno anche gravoso, perché non è stato facile ottenerlo, però ci ha dato grande soddisfazione e ci ha anche insegnato tanto. I primi che beneficiano di questo siamo noi operatori di questo settore, che viviamo in mezzo ai vigneti, perciò abbiamo tutta la voglia, la volontà e la necessità che ci sia appunto rispetto massimo per l'ambiente. Il punto di partenza del nuovo marchio è il benessere dell'ambiente, con una visione di lungo periodo riassunta nelle 3S di sostenibilità, salvaguardia del territorio e salubrità, concetti che si traducono concretamente con una serie di regolamentazioni nell'uso dei prodotti e nelle pratiche di coltivazione che riguardano non solo gli antiparassitari ma anche i fertilizzanti e persino l'acqua di irrigazione. Ci sono poi limitazioni nelle pratiche agricole di gestione del suolo per minimizzare il rischio di fenomeni erosivi e aumentare la fertilità. Il risparmio in termini anche di utilizzo di fitofarmaci, di fertilizzanti, ma dell'acqua stessa di irrigazione è importante. Si possono ottenere comunque dei risultati di alta qualità, salvaguardando e avendo massima attenzione al terreno, all'aria e all'ambiente circostante. È un progetto che ha coinvolto anche parte dei nostri conferitori della DOCG, ed è stata anche da parte loro una prova importante. Abbiamo visto grande entusiasmo, grande partecipazione, e quest'anno con la vendemmia appunto 2019 altri si aggiungeranno a questo progetto. Un marchio da sfoggiare con orgoglio durante il prossimo Vinitaly, perché dietro all'ape nell'etichetta c'è un'intera filiera controllata che mette in primo piano il territorio. Sarà una novità importante, la metteremo diciamo in grande luce questa nostra certificazione, perché è stato un percorso difficile da raggiungere e perciò ancora più di grande soddisfazione. E vogliamo comunque coinvolgere anche tanti nostri colleghi, altri produttori, ripeto, perché deve essere una certificazione che rappresenta il territorio, tutta la DOCG e non solo. Credo che sia anche uno stimolo per tutti noi a fare altrettanto, fare bene e dare al territorio la giusta valorizzazione che merita. Bene, con questo è davvero tutto da Bruxelles, dal Parlamento europeo. Vi ricordiamo come sempre che tutti i servizi possono essere rivisti su www.cronachetrevigiane.tv. Seguiteci come sempre dalla nostra fanpage di Facebook. Grazie ancora, alla prossima.